Sì, dimmi. Ci chiedono, no, no, dei contenuti che potremmo catalogare come video utili. Per il pubblico, che c'entri tu? Non questa domenica, perché non ho fatto in tempo, siamo chiusi qua dentro. Non posso uscire col Ferrari. La multa la paghi te? Pagala tu. Non c'è nessuno per strada? Viene meglio. La sto riparando. Sì, sono a buon punto. Sì, sì. Le scadenze. Lo so, bisogna guadagnare di più con sto canale, altrimenti non copriamo le spese. Mi fai parlare? In questo video con il tirabolli della beta, dai, 70 euro su Amazon, puoi fare una cosa che è utile. Il risultato. Senti, ci sentiamo domani, Il produttore di Officina del Pilota, persona molto facoltosa e molto educata, un po' testone. Tira bolli della beta, in questo video vedremo come levare i bolli di carrozzeria della macchina e metterli su Officina del Pilota. Sono Matteo. Questo video spero possa esservi utile. Ti ordini su Amazon, metto il link in descrizione, questo, che viene corredato dal kit di funghetti. I funghetti, per capirci, sono questi qua, molto carini. Si appoggiano con la colla a caldo sulla carrozzeria dove c'è il dentino, il bollino, e tu pa! Lo tiri via. Il risultato, com'è il risultato? Lo vedremo tra poco. E rimani con esso fino alla fine perché c'è un messaggio da parte di Luca. Ci vediamo dopo, ciao. Buongiorno ragazzi, oggi procederò con la rimozione dei bolli sulla carrozzeria del 348. È una cosa che potete fare anche voi a casa, sulle vostre vetture, per esempio se sono state grandinate, oppure se ci sono semplicemente dei bolli, dei denti. Farò in modo di darvi delle informazioni sugli utensili da utilizzare, i più economici possibile, in modo che possiamo farlo tutti da casa, e soprattutto che potete reperire su Amazon, visto che in questi giorni non possiamo uscire a comprarli, li possiamo ordinare e farceli spedire a casa. Partiamo con il tirabolli della beta. Pistola a caldo, una LED light che proietta sulla carrozzeria linee rette, dischi abrasivi per wet sanding della Trizac 3M 1500 e 3000, platorello rotorbitale RA 75 mm della Rupes, pneumatico, nastro, LED light della Scangrip, un panno, pasta abrasiva, clay bar, platorello 21 Bigfoot rotorbitale. Questa è una lucidatrice da 50 euro della Dexter. Attenzione perché questa è rotativa, non è rotorbitale. Bisogna stare un po' più attenti nell'utilizzo, ma si può fare benissimo anche con questa spendendo molto meno. Vedi, questo attrezzo ti fa capire dove c'è qualche dente, perché vedi la linea non è più una linea dritta retta. Capisci dov'è che c'è il dente. Interverrò con un tirabolli e poi vediamo se l'ho raddrizzato un pochino. Si mette la colla qui, questo si appoggia sul punto dove c'è il dente, metti l'attrezzo e tiri. Facciamo tirare un po' la colla, si posiziona così, questo è entrato all'interno della testa, lo avvito qui sopra, lo porto in pressione e tiro. Beh, direi che si è minimizzato molto, vediamo. Rispetto a com'era prima, si è attenuato parecchio. Ovviamente devo insistere fino a quando non riesco a riportarlo completamente in linea. Ragazzi, ci siamo quasi. Beh, diciamo che quest'aggeggio non fa miracoli, però comunque rispetto a prima è più dritto. Questa è la grana 1500 di cui ti parlavo. Guarda che schifo. Io non so se si vede in telecamera, credo, ma ora utilizzo la 3000 per andare a togliere i graffi della 1500, sempre bagnata appena appena. Guarda il rosso come va via, che se è lucido diretto è normale.
vedi? Ecco, sulla luce, sul riflesso della luce, vedi che è un po' storto lì. Ok. Però è un altro pianeta rispetto a prima. Ora, intervenendo ancora e ancora, si potrebbe arrivare ad avere un risultato di eccellenza. La vernice reagisce bene, si può carteggiare nonostante ci siano dei buchi, ma quelli sono dei buchi fatti perché questa macchina è stata verniciata proprio male. Ho individuato un altro bollo e uso questo funghetto che è più o meno delle sue dimensioni e vediamo se riesco a sistemare questa cosa qua. Poi cambio funghetto, lo metto un po' più grande. Da qui sembra sparito, però allora, sai che faccio? Trovo con un funghetto ancora più fino. Ecco qui il punto. Io, eccolo, metto l'indice qui. Questo è il punto. Che te ne pare? Si vede ancora un pochino. Perché è venuto meglio qui, che mi sembrava un puntaccio, e invece guarda che roba. Buona la prima, qui è venuto perfetto. Conclusioni, cari amici, sono intervenuto su 4 bolli, 2 dei quali sono venuti perfettamente, come se la carrozzeria fosse nuova. Sugli altri 2 un po' meno, c'è stato un miglioramento del 50%. Per cui io penso che valga la pena comprare il Beta, perché per una spesa di circa 70 euro ti puoi divertire e migliorare notevolmente l'aspetto della tua carrozzeria. Può sostituire il lavoro di un carrozziere il tirabolli? No, non lo può fare. Però è un attrezzo che ti può far divertire e può essere sempre utile da avere in garage o nel tuo laboratorio. Per quanto riguarda la Ferrari, non finisce qui ovviamente. Ieri ho scelto di editare il video che state vedendo adesso piuttosto che finire di lucidare il 348. Nei prossimi giorni completerò la fase di polish della vettura e vi mostrerò com'è venuta, per poi farvela vedere anche fuori dal laboratorio e per farci anche un test drive. Dedico questo video al mio amico Luca Spadano, che è in quarantena come tutti. Spero di portare con me Luca per fare il test drive del Ferrari, lo spero vivamente, ma soprattutto ve lo voglio far salutare perché mi sta scrivendo su WhatsApp da giorni che mi dice quanto mi manca il canale, quanto mi manca stare insieme a realizzare contenuti. Beh, eccolo qua, ho estrapolato un suo video da WhatsApp e ve lo faccio vedere. Grande Matteo, è la prima volta che qualcuno mi dedica un video di YouTube. Anzi no, è la prima volta che qualcuno mi dedica un video di YouTube in cui si tolgono i bolli della carrozzeria. A parte gli scherzi, io vorrei sapere da voi quanti di voi, dopo aver visto questo video, si sono subito messi a cercare lo strumento che utilizza Matteo per acquistarne uno uguale e fare qualche lavoretto in garage. È molto importante per noi che voi lasciate un commento qui sotto il video, facendoci sapere se questo tipo di contenuti vi interessa oppure no. E mi raccomando, ricordatevi di seguire la pagina ufficiale Officina del Pilota su Instagram per rimanere sempre connessi con noi. Un saluto da casa Spadano e la linea a casa Torrisi. Ciao ragazzi! Ragazzi, il video termina qui, vi saluto con affetto, vi ringrazio e se sei nuovo in questo canale iscriviti. Ciao!